prossima mattina voi vi dovete andare dietro, dovete seguirvi e fiancheggiarvi affinché il percorso dell'uno sia il percorso dell'altra, affinché il percorso di Giuseppe sia il tuo Martina e il percorso tuo Martina sia il percorso di Giuseppe. Ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giuseppe, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Inizio premettendo che non sono molto brava con le parole, ma vi dirò che questa volta ho fatto molto meno fatica di altre volte. Per l'amica di sempre le parole vengono e come se vengono. Voglio partire da una poesia di Madre Teresa di Calcutta, che inizia così. Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, i capelli diventano bianchi, i giorni si trasformano in anni. Però ciò che è importante non cambia. Questa è una poesia che Madre Teresa ha dedicato alle donne. Io invece voglio dedicarla a voi, alla coppia unita e felice che tutti noi presenti conosciamo. Questo perché vi auguro davvero con tutto il cuore che l'amore, la pazienza, la tenacia, la pace, la cura dell'altro, la fiducia e tutto ciò che è davvero importante tra di voi siano presenti per sempre come vi state promettendo oggi, anche se tutto intorno a voi e in voi con il tempo cambierà. Tantissimi auguri ragazzi, di buon cammino insieme, con tanta felicità e un pizzico di fortuna che non basta mai.